Nuova puntata di servizio a domicilio. Caro Vittorio, dopo la scorsa settimana siamo venuti al Parco Manganelli, siamo tornati anche quest'oggi, perché la scorsa settimana abbiamo fatto una triste, tristissima scoperta. No, bravo, sei molto bravo. Cioè che c'erano delle brutte, bruttissime scritte. Brutto, brutto, brutto! Sulla lapide in memoria del prefetto Antonio Manganelli. Abbiamo fatto anche delle sollecitazioni in settimana, è stato chiamato il comune che già era al corrente perché aveva visto la nostra puntata di servizio a domicilio, è stato informato il comune. È stato informato la persona dell'assessore Cignarella. Il quale anche lui, come giustamente fanno tutti in questa amministrazione comunale, se ne lavano le mani, fanno scarica barile. Ebbene, su questa faccenda, perché stai facendo un po' di balletto con il ginocchio, Vittor? Ti fa male? Ah, deve venire a piovere, quindi preparate gli ombrelli che prossimamente viene a piovere, perché il meteorologo Vittorio Barbarisi ha detto che viene a piovere. Victor Harden Barbarisi. Dicevo, su questa faccenda in settimana abbiamo fatto diversi servizi del telegiornale ed è intervenuto anche il nostro direttore Franco Genzale. Ascoltiamo cosa ha detto. Ho una spina nell'ano. Ma oltraggiare la lapide di Manganelli, specialmente nella memoria di 2 anni fa, quando abbiamo assistito, quando la lapide fu deposta, a momenti di grande commozione da parte dei rappresentanti istituzionali, dalla polizia, alle forze dell'ordine, al sindaco di Avellino, altre autorità. Ecco, osservare queste cose, sentir dire, dopo questo tipo di oltraggio, l'assessore alla cultura del comune di Avellino, che la competenza non è sua, rivolgetevi ad altri, è un nuovo oltraggio, non soltanto a Manganelli, ma al buonsenso di questa città. Ecco, caro sindaco Foti, già che il suo assessore, uno dei suoi assessori, non se la sente di prendere l'iniziativa o quantomeno di suggerirla, e dobbiamo stare qui noi ancora a pregarvi di prendere l'iniziativa e pulire questa lapide, ecco, si muova lei, ma soprattutto faccia qualcosa con l'assessore Cignarella, ecco, gli faccia capire che l'opera della Giunta è comunque sempre opera e azione collettiva. Di fronte a queste vergogne non possiamo che inchinarci, caro sindaco, alla sua volontà, ma soprattutto alla sua decisione. Ho una spina nell'ano. Ebbene Vittorio, siamo tornati qui, come dicevo, anche perché la situazione è passata una settimana, non è cambiata. Le scritte ci sono ancora, quindi abbiamo fatto questa bella pensata. Perché, visto che il comune se ne lava le mani, laviamocele noi le mani, però sul serio, e siamo andati a fare la spesa e abbiamo comprato tutto il necessario per ripulire noi con le nostre mani, visto che è un'amministrazione comunale di supereroi. Tu sei un pazzo e sei anche più inutile di Aquaman! Qualcuno mi aiuti, aggressione! Grida quanto vuoi, tanto non può sentirti nessuno! Io posso! Aiuto, Aquaman! Ehi! Ehi! Ehi, lasciala andare! Oppure cosa? Io non lo so, amico, ma è una fortuna che tu non lo abbia fatto qui, nell'oceano o altrove. Su Facebook è stato soprannominato anche Superman. Foti, ma avete sbagliato supereroe, lui è Aquaman. Aquaman, ti prego, aiutami! Presto, fa qualcosa! Se non ti piacciono le stelle marine, impazzirai per quello che hai appena fatto. Oh mio Dio, aiuto, aiuto! Ah, ormai sei finito, amico. Ci sono 5 pesci pronti ad aiutarmi. Oh, eccomi qua. Aiutami, vuole farmi del male! Forse non avresti dovuto illuderlo. E anche tutta la sua amministrazione comunale, tutti supereroi che se ne lavano le mani. Oggi, caro Vittorio, ci andiamo noi. Andiamo a lavare la lapide di Manganelli, visto che nessuno se ne frega. Lo Stato è assente. Lo Stato è assente! Just a kind of loose in my mind. Outside in the night, outside.
andiamo Vittorio, vieni, andiamo Vittorio, abbiamo fatto la nostra spesa, adesso ti faccio vedere nello specifico cosa abbiamo preso per pulire la lapide, anche perché ti faccio vedere, ho fatto le mie ricerche e leggo testualmente: il marmo è uno dei materiali più utilizzati per le lapidi, eccolo qui. In questa guida vediamo come pulirlo al meglio. Per pulire una lapide in marmo dovete procurarvi un paio di guanti. Guanti, ci sono. Spugne. Prese anche le spugne. E abbiamo anche le spugne. Poi, dei prodotti specifici in base alle macchie da eliminare. Ammoniaca, e questa c'è l'ammoniaca anche profumata, Vittorio, abbiamo preso l'ammoniaca anche profumata, ed eccola qui. Poi, ma che è aperta, profumo, poi sapone di Marsiglia non l'abbiamo preso, ma caro Vittorio, abbiamo preso, su tuo consiglio, abbiamo preso un po' di alcol, ma qua è tutto ma che era aperto, Vittorio? Mo pigliamo fuoco. Qui sarà aperto, Vittorio, l'alcol. Mo pigliamo fuoco, Vittorio. Vedi come è tutto bagnato. Oh no, mo pigliamo fuoco. Oddio. Via, questo che se pigliamo fuoco, qualche vigile del fuoco venne, ci dà una mano qua. E poi, caro Vittorio, mentre eravamo al supermercato, abbiamo chiesto consiglio ad una addetta del supermercato su un prodotto per pulire il marmo e ci ha consigliato, in verità ci ha quasi inseguito per darcelo, ci ha consigliato questo qui, proprio per marmo e pietre naturali, quindi questo qua dovrebbe essere proprio nel caso in cui con quello non ce la facciamo, abbiamo il nostro emulsio Rabbiva. Quindi di tutto cazzo. Questa è pubblicità, perché abbiamo avanti. È la pubblicità, uno sponsor. È uno sponsor? Ma qua proprio si calpestano tutti quanti i principi deontologici. Cioè, io non so chi sono, ma fa che mi mettiva la pubblicità della biancheria intima di Annacone, ce va sta. Fa che mettiva la pubblicità dei preservativi, ce va sta. Ma voi siete impazziti. Per il marmo. Quindi direi, Vittorio, adesso ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo all'opera. Totale del costo, giusto per dire, totale del costo, 5,20 euro. Caro comune di Avellino, abbiamo speso 5,20 euro per questo. Vediamo il risultato qual è. Vediamo. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. Caro Vittorio, abbiamo messo i guanti, perché ci continuavano di mettere i guanti, li abbiamo messi. E secondo te con cosa iniziamo? Con qualcosa di poco aggressivo? Lo struzzo di bar. Tipo? Lo struzzo di bar. Proviamo con lo spirito. Devo aprire prima le spugnette, però. Spugnetta. Spugnetta. Spugnetta verde, gialla, duble pass. Lei è insopportabile. Spugnetta. Quindi, procediamo, caro Vittorio. Perché? Siamo un po'... Basta? Proviamo. Ce la stiamo facendo, Vittorio, abbiamo speso 5 euro inutilmente.
Mi sento bene, Victor. Mi sento un eroe. Ho una spina nell'ano. Ti senti un eroe anche tu? Batman e Robin. Aquaman, ti prego, aiutami! Presto, fa qualcosa! Batman e Robin. Come la vedi la situazione, Vittorio? Come la vedi? Tu sei molto bravo. No, è non si butta un po' blu. Poi ci sono pure un po' blu. Salve. Ciao. Che state volendo voi? Sì, perché sennò non viene nessuno a farlo. Sì, ci siamo muniti di guanti e di cose perché sennò non veniva neanche. Riuscite a toglierlo con l'alcol? Con l'alcol, sì, abbiamo già. Non ci prendete. No. È una settimana che abbiamo fatto sì. La segnalazione che era sporca. No, non mi ripiglia che tengo proprio una faccia che. Non ci preoccupa. E non è venuto nessuno. Nessuno. Quindi abbiamo detto se non lo facciamo sì, noi. Sì, ma tu è una persona che io conosco. Io mi chiamo Leonardo. Non lo so, perché ti vedo sempre in televisione? Probabile. Se è bello, poco bello, tutto spiritoso. Anche i bagni non hanno. I bagni, su quello purtroppo non ci posso fare niente. No. Oramai li hanno chiusi, arrangiatevi! I bagni, niente, né i bagni, né cosa, parecchie buche. Oramai li hanno chiusi, arrangiatevi! Parliamo con l'ingegnere qua, disse no signore, adesso la mettiamo tutta a posto. Tu? Oh. Dice, ha detto, va, ha detto la signora che cammina nel parco, con l'ingegnere ha parlato, che metteva tutta la villa a posto e non ha fatto non niente. Ha fatto niente. E che me ne importa, mi conoscono tanta gente. Buona giornata. Buona continuiamo qua. Domani sera. Certo, esatto. Arrivederci. Vittorio. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. Tu devi poi dici che con l'acqua si toglie questo, perché anche se faccio quello cosa così si toglie. Quindi la prima scritta Vittorio si è tolta, cioè in memoria di Carlo Giuliani l'abbiamo tolta. Ok, adesso andiamo con Torna nella Pugna, voglio fare un po' di attenzione per il blu. Abbiamo tutto. Allora, abbiamo comprato alcol etilico e sto usando quello e si sta togliendo. E fa. Sì. Quella là. Va bene, grazie per il consiglio. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. Ma se che mi viene in mente un'altra canzone che non c'entra tanto, però sempre in ambito di pulizia con lui di cose. Cancamini, cancamini, spazza camin. Cancamini, cancamini, spazza camin. Felice sarà. Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me.
camini, cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi, se la mano vi do. Cam camini, spazza camin, è allegro e felice, pensieri non ha. Cam camini, spazza camin, la sorte è con te. Senti, fare asciutta, vogliamo anche la vernice e veniamo a pitturare di nuovo il blu. Che scamma fa? Mi metto io vicino urbano perché quello nel suo garage in terra. Non mi chiamate per servizi del genere a casa vostra, per quanto possa essere servizio a domicilio, non è di quel tipo, non è servizio di pulizia a domicilio. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. L'abbiamo quasi fatta, Vittor. Dai. Dai, l'ultima. Il lavoro nobilita l'uomo, Vittorio. Tu lavori, e allora sei un nobile. Ah, questo pezzo qua me l'avevi fatto saltare, Vittorio. Qua ancora non l'abbiamo pulito bene. Go, 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 go. Sai che ti dico, Vittor? Quello là che abbiamo comprato lo passiamo per lucidarla. No? Servizio a domicilio. Tu ci scherzi, però questa è una cosa che io posso aggiungere al mio curriculum. Cioè, pulitore di lapidi. Certo. Ok. C'è ancora qualche scritta, Vittorio? La lasciamo stare la cacchina. Quella poi... Andiamo di... Abbiamo quasi finito, Vittorio? Adesso sai che facciamo? Andiamo a prendere un po' d'acqua. Così la rifiniamo e la lucidiamo. Andiamo. Ho preso anche l'acqua per rifinire il tutto, Vittorio. Mettiamo sui guanti, Vittorio. Adesso prendiamo un'altra spugnetta, perché tanto ormai l'abbiamo presa. Le utilizziamo queste altre spugnette. Adesso però con la parte gialla. Ok? Vado? Hai paura che possa fare danni? Ormai. Com'è fresca. Con calma che facciamo tutto.
c'è ancora un po' di scritta, secondo te? Si vedono ancora le scritte, Vittorio? Dammi un tuo parere tecnico. Forse qua un po'. Ok. È tutto a posto. Ecco qua, Vittorio. Lavoro finito! Ecco qui, servizio a domicilio in tutto e per tutto, ha anche pulito la lapide, perché giustamente il comune aveva cose più importanti da fare, sicuramente, questo non lo mettiamo in dubbio, però così come hanno mandato Spider-Man, parlando sempre di supereroi, hai visto noi in settimana è salito Spider-Man sulla torre dell'orologio per pulire, per fare l'ultima manutenzione alla torre, poteva benissimamente mandare uno dei tanti a pulire questo. Quanto ci abbiamo messo, Vittorio? Un quarto d'ora più o meno. Ecco qua. E intanto, caro comune di Avellino, caro Aquaman, il sindaco Fosi, hai fatto di nuovo la figura di Aquaman. Aquaman, ti prego, aiutami! Presto, fa qualcosa! Se non ti piacciono le stelle marine, impazzirai per quello che hai appena fatto. Oh mio Dio, aiuto! Ah, ormai sei finito, amico. Ci sono 5 pesci pronti ad aiutarmi. Potevi venire qua, non tu. No, perché sennò poi lui può dire che fa, vado io a pulire, come era per il centro storico, si metteva lui a fare il vigile, no? Mi metto io vigile urbano, perché quello nel suo garage interno. Però potevi mandare qualcuno, anche perché, ripeto, il comune è stato informato, anche se non avesse visto la puntata di servizio a domicilio, il comune è stato informato, telefonato alla nostra redazione, e c'è il solito scaricabarile. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. È stata informata anche la questura di questo, ma tutti se ne sono lavati le mani. Però chi si è lavato davvero le mani, Vittorio, questa volta lo posso dire davvero. Sono io, siamo noi di Prima TV di servizio a domicilio, ci siamo messi i guanti, abbiamo comprato tutto l'occorrente, anche più del normale, per venire a ripulire questo. Quanto ci è voluto? 5 euro. Ne bastava anche 1,50 euro, un quarto d'ora di tempo, ed ecco qui, la lapide ripulita. Va bene? Vi ricordo, visto che questa qua non era una vera e propria segnalazione, l'abbiamo trovato da noi, però per le vostre segnalazioni potete, vi ricordo, telefonare al numero fisso 0825 31 399, mandare una mail a redazione@primatv.it e potrete rivedere questa puntata e tutte le altre servizi a domicilio sul nostro profilo YouTube di Prima TV e sul nostro sito www.primatv.com. Alla prossima, e mi raccomando, voi siate bravi. Tu sei molto bravo. Ci sono, voi lo siate davvero. Tu sei proprio bravo. Sì. Esattamente quali sono le vostre richieste? Ci serve più detersivo al limone. Vi serve più detersivo al limone? Sì. Non è nostra la responsabilità, dovreste portarvelo da casa vostra. No. Aquaman, ti prego, aiutami! Presto, fa qualcosa! Se non ti piacciono le stelle marine, impazzirai per quello che hai appena fatto. Oh mio Dio, aiuto! Ah, ormai sei finito, amico. Ci sono 5 pesci pronti ad aiutarmi. Ho una spina nell'ano.